Siamo qui con Daniele Marzullo, Presidente della Consulta Sanità e Sociale di Anci Veneto. Presidente, i tagli della Regione andranno soprattutto sul sociale, come è noto. E come si può fronteggiare? Perché per l'ennesima volta le fasce deboli, soprattutto anche le fasce dei servizi sociali, sono quelle più penalizzate. Effettivamente siamo molto preoccupati per le indicazioni che abbiamo avuto rispetto ai tagli che sta proponendo la Regione. Siamo riuniti appunto come ANCI non solo per sottolineare l'enorme difficoltà in cui si troverebbero anche i comuni rispetto a questi tagli, ma anche per fare qualche proposta ed essere quindi propositivi. La preoccupazione maggiore è legata ai trasferimenti per il fondo sociale ovviamente, e che finirebbero col penalizzare servizi ormai consolidati nel territorio per una qualità, insomma, proprio territoriale di legame con i servizi sociosanitari, e la preoccupazione reale è quella di buttare all'aria 15 anni di percorsi strutturati e di investimenti non solo economici ma anche culturali nell'esperienza delle reti territoriali come risposta dei servizi ai cittadini. Questo discorso si inserisce anche la questione delle IPAB su cui si discute da tempo e su cui Anci Veneto ha avuto modo di parlarne con l'assessore interessato Remo Sernagiotto. Beh, il problema è che davvero quello che abbiamo letto, e nella riunione ultima della consulta abbiamo chiesto, insomma, di fare alcuni approfondimenti e li stiamo facendo con i membri della consulta, è la preoccupazione è quella che alla fine i termini negativi, cioè ulteriori incrementi di spesa e di carico economico, vadano a finire sui comuni che in questo momento non sono globalmente nelle condizioni di poter dare risposte efficaci, né di diventare le bad company su cui si scaricano i debiti mentre qualcuno riempie invece i propri debiti con i profitti.